Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video commento. Andiamo oggi a minare un'altra gemma proveniente dal Tatastil 2021. Ebbene sì, anche il nono turno è stato ricco di sorprese, in particolare questa partita giocata tra Caruana e Voicasec che presenta davvero alcune particolarità dal punto di vista strategico che potranno interessare a molti cultori, per esempio della est indiana, della difesa est indiana, quindi allacciate le scinture e vediamo cos'è successo. Questa partita, Voykasek gioca con il bianco e Caruana con il nero, si inizia con un'apertura inglese 1 c4. con risponde cavallo f6, controllando la casa e4. Cavallo f3 simmetrica d6, con l'idea magari di avanzare e 5 protetto, il bianco rientra quindi in una difesa indiana con la spinta di 4, quindi gambetto di donna. Veramente non accettato perché non c'è il pedone di 5, però difesa indiana da parte del nero e si rientra in una est indiana con questo tentativo di fianchettamento dell'alfiere che controllerà il centro dalla distanza. Si prosegue con cavallo C3 quindi sviluppo del bianco prima fuori cavalli, fuori gli alfieri 3G7, fianchette, 4 qui è tutta teoria il bianco ottiene un buon centro di pedoni ma il nero potrà rispondere con un'avanzata intendo di stabilizzare appunto questa struttura centrale eh, arrocco al corto, alfiere E2 questa è ancora la variante principale la spinta è 5 che il nero va subito a cercare un po' di controgioco al centro ok, qui... Eh, Ora, prima cosa da dire è che il bianco potrebbe anche pensare Ok, di per E ho un altro attacco, guadagno un pedone In realtà così non funziona Perché qui può cambiare le donne per evitare di rimanere al centro Il bianco può provare a prendere questo pedone Ma il nero recupera con cavallo per E4 attacca di scoperta il cavallo Quindi si riprende il pedone con notevole vantaggio di sviluppo del nero tra l'altro Quindi questa è una variante non giocabile quello che segue è viceversa la rocco del bianco, ancora variante principale. È ora una mossa molto strana da parte di Caruana perché qui di solito si tende a muovere il cavallo da B8 per portare all'attacco tipicamente cavallo C6 per cominciare ad attaccare questo pedone D4 che è già attaccato dal pedone 5. Caruana viceversa sparerà eh, al fiere G4. È una mossa molto strana perché in realtà una mossa del genere tipicamente si gioca quando il cavallo è anche direttamente sulla donna, di modo da limitarne la mobilità. Di fatto, però, probabilmente l'intento del nero è quello comunque di far fuori il cavallo per poter in ogni caso indebolire la struttura nera al centro. Magari può far fuoco su d 4 quindi di solito probabilmente la più consigliata è semplicemente la spinta di 5 in modo da togliere anche queste due case alla ritirata dell'alfiere dopodiché alla lunga il al bianco potrà eventualmente cercare di guadagnare un tempo sull'alfiere scacciandolo oppure se l'alfiere si cambia sul cavallo chiaramente non c'è più necessità di difendere le case scure quindi il nero perderebbe semplicemente la coppia degli alfieri senza grosso d'altra parte qui il nero può cominciare invece a sfondare sul lato di donna per esempio con la spinta a5 l'altra idea viceversa è di far fuori subito questo problema dei pedoni catturando non va tanto bene a finire sempre con l'idea magari bianco di attaccare alfiere. perché dopo donna perdi D1 qui il bianco deve riprendere l'alfiere altrimenti rimane l'alfiere in presa al 6. Ora, questo in effetti il bianco ha guadagnato un pedone, ma il nero è notevolmente messo meglio dal punto di vista strategico: eh, tra l'altro, c'è pure questo pedone attaccato. Quindi il bianco dovrà perdere degli altri tempi difensivi. Anche perché questo cavallo qui stabilmente non ci potrà rimanere. Non appena questo cavallo, magari, decide di far fuori il pedone 4. Quindi mh, la situazione non è proprio il meglio che il bianco possa desiderare. Ok, quindi cosa ha viceversa giocato Vociasek? È andato un po' sul classico. Di fatto una mossa tipica qua è, eh, insomma, in questo tipo di apertura e Alfiere 3, per comunque difendere di 4 qualora magari questo cavallo venisse meno ed è proprio quello che succede. Caruana decide subito di cambiare l'Alfiere sul cavallo, questa era abbastanza prevedibile, anche se dal punto di vista strategico a prima vista non sembra proprio la cosa più opportuna. Il bianco è lasciato con la coppia degli Alfieri e comunque il pelone centrale è relativamente ben difeso da eh, Alfiere e Donna però cerchiamo di capire che succede perché di fatto Caruana liquida pure il problema al centro nessun problema il bianco può recuperare l'Alfiere tra l'altro si oppone subito all'Alfiere avversario l'unico problema di questa situazione è che ok sembra strategicamente il bianco abbia guadagnato molto il problema è che eh, Caruana risponde con Cavallo c6 e attacca immediatamente l'alfiere. Ora, ovviamente, questo alfiere non è proprio bene che il bianco se lo faccia cambiare perché altrimenti rimarrebbe troppo debole su questa diagonale. Dove l'alfiere campo scuro potrà dettare legge senza antagonisti, per cui l'alfiere viene ritirato in E3. Ora, qua un'altra possibilità per il bianco potrebbe viceversa. Essere creare questa batteria per cercare di sfianchettare l'alfiere quindi togliere una delle poche armi buone che ha apparentemente il nero in questa posizione, però si continua ancora con Torre 8. Quindi, diciamo queste le conseguenze di aver catturato questo cavallo. Che a prima vista sembravano insomma pessime per il nero. Stanno portando un po' di frutti perché intanto il nero comincia a sviluppare. Ora attacca pure. E 4 quindi l'alfiere e il cavallo sono un pochino bloccati a difenderlo e certo, si può dire tutto di questa alfiere, tranne che sia in una buona posizione visto che deve fare da guardiano al pedone. Ad ogni modo il bianco qua può continuare a sviluppare una di 2 probabilmente l'idea può essere il tentativo di sfianchettamento. Comunque mette in comunicazione le torri. E può proseguire quindi con ulteriori sviluppi. E ora cavallo di 7. Anche questa è una mossa a prima vista apparentemente strana. Però, intanto si apre la via all'alfiere campo scuro che può spaziare. Dopodiché, ok, se per un attimo ho mollato la presa su E4 però il nero potrà tornarci tipo con cavallo C5 volendo. Quindi non è che il bianco possa scapprettare tanto con i pezzi. Inoltre, una buona possibilità è quella di cercare di occupare la casa e 5, visto che non c'è più il pedone di. Un cavallo in E5 può essere sicuramente un buon pezzo, un avamposto che, considerato il punto di vista del nero, può essere molto valido dal punto di vista strategico. Ok, qua semplicemente il bianco continua a sviluppare, non sembra essere curato in alcun modo di possibili minacce e qui viene fuori un'altra mossa di Caruana molto molto strana, Alfiere per C3. Ok, quindi il nero qui ha fondamentalmente dato via entrambi gli alfieri. E il problema qual è? Che ora senza alfieri le case scure, tra l'altro con questa struttura pedonale intorno al re nero, sono apparentemente debolissime. Di fatto già una mossa come alfiere H6 potrebbe mettere in crisi nera il re nero. Scusate il gioco di parole. Però qual è il punto qui? Perché il nero può comunque cercare un controgioco interessante e bloccare qualsiasi aspirazione del bianco sulle case scure intorno al proprio re e di fatti, qua viene giocato un F6. La cosa interessante intanto, è che chiaramente il suicidio dell'alfiere sul cavallo ha reso molto più debole questo pedone, qui. La donna propone un cambio. Se il bianco accetta, intanto diminuiscono notevolmente le preoccupazioni. Che può avere il nero sulle case scure. Perché la donna poteva essere un'ottima regista per dare matto. E soprattutto il nero recupera con il cavallo in F6. Con un doppio attacco su questo pedone che diventa improvvisamente praticamente impossibile da difendere. Ora è vero, il bianco può cercare qualche controgioco. Cercando di appoggiare questo pedone in C5. Però dopo questo cambio, ok, si sviluppa l'alfiere in C5, però viene perso questo pedone con attacco sull'alfiere, quindi il Bianco dovrà perdere dell'altro tempo, magari può provare a mantenere i pezzi più attivi possibili difendendo con la torre e preparandosi eventualmente a raddoppiare. Però comunque il nero qui ha un problema di vantaggio e insomma, il bianco dovrà ancora dimostrare di poter ottenere abbastanza sviluppo per ottenere comunque compensazione. Comunque non viene giocato questo, il bianco preferisce evitare di cambiare donna e gioca a donna C1, magari riproponendosi di appoggiare l'attacco dell'alfiere su... H6. Però improvvisamente poterci portare l'alfiere conta abbastanza poco visto che la donna bianca non può andare velocemente e andare manforte Inoltre sarà piuttosto difficile che il bianco si possa permettere di spingere i pedoni per sfondare questa struttura, visto che dietro a questi pedoni c'è proprio il re bianco, quindi ci dovrà stare un pochino attento a quello che fa per evitare di subire contrattacchi troppo spinti. Comunque si prosegue con cavallo C5, quindi ora nuovamente il problema è attaccare questo pedone, ora ci si chiede come mai magari il bianco non gi abbia giocato donna C2 invece donna C1, proprio con l'idea magari di difendere questo pedone, però comunque ci potevano essere delle stranezze tipo attacco con cavallo B4 che ehm, avrebbero causato forse qualche problema di troppo, comunque anche questa eventualmente sarebbe stata giocabile, in ogni caso si può vedere che Caruana sembra poter avere carte... Da giocare per ogni occasione comunque, Donna C1 viene attaccato il pedone. Qui è abbastanza opportuno che il bianco non lo perda, viene giocata Donna B1 per evitare di andare in C2, che favorirebbe soltanto ulteriori avanzate equine. L'altra alternativa potrebbe essere viceversa, far fuori questo pezzo minacciante con Alfere per cavallo, però dopo di per C. A casa d4 diventa un avamposto troppo ghiotto per un cavallo che una volta qui si potrebbe dire esser messo sotto steroidi visto che poi tra l'altro crea anche grosse preoccupazioni a quest'alfiere, e insomma bianco non avrebbe vita facile a gestire una posizione del genere comunque donna b1 non è costretta un pochino nelle retrovie ma comunque difende il pedone in ogni caso vedete che strategicamente nonostante il bianco abbia la coppia degli alfieri non riesce a tenerlo abbastanza a bada E soprattutto sta riuscendo a tenere il gioco relativamente chiuso Soprattutto Alfiere, qui è abbastanza depotenziato visto che è piantato dietro il proprio pedone Il problema però è che la caruana può giocare donna e 6 Con queste mossettine di donna alla fine riesce ad attaccare doppio questi due pedoni e... Dal punto di vista degli attacchi e delle difese sembra che uno dei due debba cadere in ogni caso. Ora qui si può provare varie strategie. In partita è stata usata eh, torre F1 cercando di difendere questo pedone. Ora è chiaro che non può essere tanto presa col leggero con il cavallo questo pedone perché poi il cavallo rimarrebbe sotto il tiro con dietro al fuoco incrociato donne e torre che... Mh, Tecnicamente non sono i pezzi più sacrificabili che ha il nero. Ok, un'altra alternativa poteva essere giocare viceversa da una C2 per cercare di difendere questo pedone e forse poteva essere l'idea migliore perché nel caso di cavallo per E4, dopo torre F1 magari il bianco aveva qualche contro gioco da poter sfruttare. Però... La spinta F5, nonostante indebolisca un altro po' la posizione tuttora del Re Nero, poteva comunque permettere al Nero di reggere abbastanza facilmente. Ora, chiaramente, qui sarebbe, ne sarebbe scaturita una partita completamente diversa. Quindi, non stiamo troppo a cervellarsi Quindi, torre F1, giocata in partita a Vojasek. E questo pedone viene fatto fuori donna per C4 con ulteriore attacco ora su E4 quindi senza la donna dietro, magari il nero se lo può permettere, meglio di catturarlo. Di fatto, però, qui il bianco ora okay, ha dato un pedone, eh, svantaggio, e può comunque riguadagnare dello sviluppo quindi un pedone in meno per voce secca, ma ora ha l'opportunità di riguadagnare sviluppo, attacca la donna. Uh, Un'altra alternativa poteva essere forse torre C1 cercando di far fuoco su questo pedone, ma dopo Donna D3, qui nero prova il cambio delle donne, quindi il bianco non fa in tempo a far fuoco su questo cavallo. Ok, abbiamo giocato a B3, sembra più diretto: è un attacco alla donna che non può essere in qualche modo ignorato. Eh, Caruana la sposta in C3, pronta a ritirarsi perché ora prima o poi potrebbero essere veramente dei seri problemi. Eh, qua viene giocata l'Alfere di 2 sono tutte mosse, comunque sì, che danno noia alla donna nera. Ma non permettono troppo sviluppo, comunque del bianco. Qui si ritira in F6. L'altra opzione, forse più ghiotta, poteva essere quella di giocare Alfere in C1 per andare direttamente alla successiva sulla grande diagonale. Però questa si scontra con cavallo D4, che permette un attacco doppio su questa alfere. Qui non c'è tempo di giocare. Alfiere B2 perché cavallo per F3 arriva con scacco e il bianco non può perdere tempo a prendersi la donna, per cui permette questa combo. Il nero qui va a stare direi benissimo. Per cui alfiere B2 la donna si allontana. Alfiere C1 quindi il bianco perde un ulteriore tempo, però finalmente sembra possa ambire a conquistare la colonna campo oscuro insomma, la meta che aveva questa alfiere fin da quando era un bambino, fin da quando era un chierichetto. Eh, ok, però Caruana non batte sciglio gioca h 5 e comincia ad attaccare. Quindi, a questo punto è abbastanza ovvio che questi pedoni in qualche modo possono fungere da testa d'ariete, ne deve stare però particolarmente attento a non aprirsi troppo le linee. Ok, qua Alfere B2 era praticamente scritta. e Come riesce a difendersi il nero senza perdere tempo? Gioca a cavallo E5. e 5. Quindi, ora, dopo tutta questa fatica, sicuramente il bianco non ha voglia di sparare l'alfiere sul cavallo. Perde la coppia dell'alfiere e dovrà in qualche modo rintuzzare questa avanzata. Tra l'altro, alla lunga, magari questo cavallo può pure dare scacco e fare lo stesso giochetto di prima. Quindi, non è neanche inchiodato sotto questo punto di vista. E ecco perché qua Alfere 2 è abbastanza. Dovuta per salvare ancora la sicurezza dell'altro alfiere, blocca però ulteriormente le difese su E4. Ok, qua segue H4. Questa mossa in nero avanza ancora un po' i pedoni che diventano sempre più minacciosi notare che questo alfiere è praticamente bloccato dal cavallo, quindi l'unico modo per toglierlo di mezzo è darsi via e l'altro alfiere del bianco come unica casa destinazione la casa B5 perché le altre sono controllate proprio da questo magnifico cavallo centrale del nero. Per cui che giocare donna C1. Quindi si cerca di ricentralizzare la donna, magari in vista di un'entrata in qualche buco sul re avversario, fatto sta che però anche a giocarla ora, una mossa del genere, avrebbe non molto senso visto che la donna è completamente sola in attacco. Per cui segue la spinta G5 che blocca tra l'altro questa iniziativa e blocca anche la spinta F4 che poteva essere una delle reazioni successive a donna C1 da parte del bianco. Ehm, L'altra idea poteva essere la spinta H3 cercando di sfondare, ma di fatto qui con la spinta F4 il problema è che... Eh, Grazie al sostegno della donna, questo pedone non è catturabile. Ora il cavallo è inchiodato, è attaccato da un pedone, probabilmente cadrà alla successiva. Se il non vuole perdere la donna, è necessaria questa spinta G5, ma tra l'altro è anche abbastanza utile perché più i pedoni avanzano, e più ci sono problemi per il re bianco. D'altra parte, ancora questa alfiere si sì, può andare in H5, ma da solo può far ben poca cosa e ora la donna bianca è chiusa si prosegue con alfiere b5 quindi tentando uno spiraglio su questa torre che però si sposta in e7 senza grossi problemi ora forse era più utile giocarla subito in e6 per avere più mobilità ma non avendo sbocchi a quel punto sulla sesta traversa probabilmente Poteva anche il bianco giocare una cosa come f 4 e costringere nuovamente al movimento. Visto che questo cavallo è inchiodato sulla donna e non può quindi far fuori l'alfiere. Si prosegue con Torre3, anche il bianco ha un'idea simile. Di portare comunque una torre in attacco. Può essere buona cosa, blocca l'avanzata H3. E una donna G6. Ok, mossa multiuso veramente questa perché si schioda il cavallo la donna dietro non c'è più, inoltre si attacca nuovamente il pedone e4 che al momento è difeso solo da una torre quindi che fare si ritorna in difesa in qualche modo, eh, di fatto qua il bianco gioca al fiere e2 anche perché quale altre opzioni aveva, se per esempio si fosse limitato a difendere questo pedone Prima il nero scacciava l'alfiere. Tra l'altro, dove va a finire? Eh, probabilmente è costretto a tornare in F1 per evitare di essere cambiato dal cavallo e magari contribuire a una difesa. Dopodiché, il bianco può in qualche modo continuare l'attacco con torre A e 8, per esempio, o mosse simili, eh, per esempio anche torre D8 qui. Con l'idea di spingere magari il pedone D, in qualche modo sfondare il centro e proseguire con l'attacco. Ok, comunque niente di tutto ciò, viene giocato viceversa alfiere 2, quindi <ride> purtroppo l'alfiere non ha avuto fortuna su questa diagonale. Prova a tornare indietro. Ora ancora una volta può essere preso questo pedone da parte del nero, non è proprio opportuno perché ora c'è alfiere F3 e come minimo si può tornare a avere ritorzione dal bianco sul pedone B7. E, tra l'altro Ora questo alfiere forse ha ottenuto pure uno scopo nella vita. Quindi viene giocata viceversa Torre A e 8, raddoppio delle torri, ora non appena questo cavallo si sposta di mezzo, questo pedone sarà veramente in pericolo. Ora è comunque possibile giocare la spinta F3 per difendere strenuamente, però questo alfiere risulterebbe ulteriormente tarpato e la cosa non sarebbe proprio ottimale. Comunque donna C2 aggiunge una difesa al pedone per ora e cavallo E6. Quindi sembra che Caruana devii un'altra volta da questa linea d'attacco, però il problema è che vuole portare il cavallo in F4, quindi disinteressandosi per il momento di questo pedone, attacca l'alfiere e pone qualche problema di troppo al re avversario. Di fatto però è abbastanza impossibile impedire l'avanzata di questo equino. Perché non puoi certo spingere G3? Perché il nero ti disfa la difesa del bianco. Si apre la posizione, ciao ciao. Eh, per cui viene scelta la variante con la spinta F3 che rafforza questo pedone in vista di aperture sulla colonna E, e questa era abbastanza inevitabile, e inoltre impedisce in parte la spinta G4, anche se. Essendo G4 su una colonna che dà proprio sul re bianco, magari il nero può comunque spingere per cercare di aprire i giochi. Comunque, per prima cosa cavallo F4, si va ad attaccare questa alfiere che è abbastanza fondamentale perché evita, o almeno mette un minimo freno alle spinte di questi pedoni, potrebbero divenire fondamentali, viene giocato l'alfiere quindi in F1, cosa che comunque riduce la possibilità di difendere anche dall'avanzata G4. Ok, Caruana prende un attimo il respiro, gioca C6. Ultimi preparativi. Mette in sicurezza questo pedone. Notate che il pedone D è ancora difeso dalla donna, quindi nessun pericolo della sua cattura. E eventualmente si prepara a svicolare le torri in posti più utili. Donna F2 che la donna si porta in qualche modo in difesa. E ora torre 6. Ok, l'idea è quella di scorrazzare. Su questa traversa, ora si poteva pensare forse a spingere al fere c4. In realtà, qui può arrivare finalmente il momento per il cavallo e5 di impiegarsi schiantandoci di sopra per evitare di muovere questa torre. Che okay. qui chiaramente va risposto. B per C e ora spinta f5, cercando di sfruttare l'inchiodatura del pedone. E. Dopodiché, questi pedoni sono arrivati quasi a. Collidere con il re avversario, il bianco sta andando abbastanza a vuoto con questa alfiere visto che la donna non può intervenire e Le cose chiaramente non vanno bene per il bianco che qui è costretto a raddoppiare. ma dopo un semplice cambio il nero può dare doppio e Il problema principale è che questo scacco non si para senza perdere materiale enorme ok niente di ciò viene giocato l'altra opzione era forse quella di cercare di scacciare questo cavallo tanto il buco H3 è parato dall'alfiere però qui comunque spinta di 5 si cerca di aprire lo stesso il centro con questa batteria di torri del nero che potrebbe dettar legge ok ma cosa viene giocato in realtà? torre C3 con un'idea abbastanza precisa del togliersi da E3 Lo capiremo abbastanza presto a cosa può servire Difatti serve per poter giocare G3 E scacciare questo che è il pezzo più fastidioso che il nero ha sul collo del re bianco Ok Caruana gioca spinta di 5 sempre con l'idea di aprire ed ecco la spinta G3 ora se la torre non si fosse mossa di mezzo questo cavallo in realtà non sarebbe stato in presa perché semplicemente se G3 fosse stata giocata prima qua Nero poteva evitare tutto e dopo G per F4 Nero ricattura, attacca la torre e, e con lo stesso tempo attacca di scoperta al re quindi qui il bianco perde materiale Okay, quindi torre g 3 giustificata, di fatto però comunque viene giocata la spinta G5 ora la pianificata G3 potrebbe avere il risultato di eh, far guadagnare un pezzo al bianco. In realtà dopo questo cambio la minaccia si ripete, in realtà il bianco guadagna sì il pezzo ma non con gli effetti che aveva sperato perché qui intanto D per e 4, intanto si apre il centro, il problema principale è che sì, ora questo cavallo è in presa, ma al costo di aprire la colonna G agli attacchi del nero. E cosa fare se il bianco cattura e rifiuta il sacrificio di cavallo? Segue anche semplicemente cavallo H5, magari l'altro cavallo può andare in G4 e comunque questo tandem di cavalli comincia a dettar legge il re bianco è veramente alle strette. Magari c'è anche idea di riciclarsi per attaccare il pedone E4. Crolla un altro pedone del bianco che va veramente a stare malissimo. Ok, quindi voci a dice, vabbè, o la va o la spacca, cattura il cavallo, Caruana riprende G per F4 con scacco sul re. Ora, ehm, se il re si sposta, chiaramente rimane ancora più isolato, semplicemente qui c'è donna H7 pronta a frapporre la torre se la donna si mettesse in H2 a coprire il proprio monarca. Per cui Rg1, cavallo F3, scacco. E qui eh, fondamentalmente il bianco è costretto a sacrificare la qualità. Dopodiché comunque il nero dilaga. Eh, ok, si prova a salvare questa alfiere. C'è cioè torre G6, scacco. Si può coprire ma quest'altra torre insomma... Finalizza l'attacco su questa alfera incrociata che cadrà dopodiché il matto a seguire arriva pure troppo presto. Per cui qui unica a cercare il cambio delle donne che fa sempre piacere al bianco per alleggerire la situazione. Di fatto il nero guadagna un altro pedone concedendo il cambio che avviene però comincia a essere veramente troppo tardi. Perché alla fine della fiera a questo punto il materiale eh, è apparentemente il vantaggio del, del bianco che ha un pezzo in più, però per ben quattro pedoni. Ora tre sono triplicati, sembrerebbero non così preoccupanti, il problema è che questi due in fondo sono quasi arrivati addosso al re avversario e a un'eventuale promozione. Ora se il re prova a scappare cercando di bloccare questi pedoni, in realtà dopo torre G3 che difende il pedone F3 e prepara cavallo G4, il re bianco è costretto a scappare ulteriormente. Si becca pure questo scacco di scoperta ed è un pure uno scacco doppio, dopodiché il re scappa ancora, però si perde intanto questo pezzo e ora il nero può anche decidere di cambiare tutto, scacco al re, attaccata alla torre che viene difesa dal re come unica mossa, comunque dopo questo cambio c'è pure questo scacco, ora, insomma con il vantaggio materiale che ha il nero non ha alcun problema a finalizzare in una vittoria perché qui il bianco è costretto a giocare Re H1 che però purtroppo si allontana da questi pedoni. Anche spinta F2. Minaccia l'ingresso della torre in G1 con vari matti a seguire. Per esempio se il bianco prova a contrattaccare un torre h HT per bloccare scacchi sulla colonna c'è cioè prima scacco di torre e poi matto di cavallo. Oppure anche se la torre prova a riostrarsi in questa via c'è cioè comunque torre G1. Scacco stavolta in F3. Poi matto con Torre G3. Per cui non resta al bianco che provare a difendere la casa G1 spostando l'alfiere, difesa dalla Torre. però segue comunque la mossa che chiude la partita. Un altro sacrificio. Cavallo C4. Ok, qui l'idea è semplicemente questo cavallo che fa il Desperado. Si butta addosso ad uno dei pezzi più valorosi del bianco con l'idea che allo stesso tempo apre questo la possibilità d'attacco ora chiaramente qui eh, il pezzo viene preso perché altrimenti che, che può fare il bianco per bloccare l'ingresso su E1 no, non c'è proprio verso eh, il cavallo viene preso di torre dopo torre 1 scacco Wojciech abbandona qui è abbastanza ovvio che anche se il re si sposta per fare lo scacco poi viene persa la torre o comunque a seguito eh, avviene la promozione se il bianco cambia la torre avviene comunque la promozione e la partita in ogni caso finisce ok quindi credo che abbiamo assistito veramente a una perla strategica di Caruana questa partita in cui si è riuscita a giostrare dando via completamente la coppia degli alfieri e Comunque, tenendo il gioco chiuso quanto basta per far valorizzare i propri cavalli in avamposti, che tenevano a bada due alfieri abbastanza spaesati fino a che la pressione sul re avversario non l'ha fatto o crollare rovinosamente. Partita pure farcita con qualche sacrificio che veramente la impreziosisce. Ok, quindi mancano ancora tre turni. E la situazione in vetta non è ancora chiarissima, credo che in questo momento, con il decimo turno compiuto, abbiamo giri in testa con 7 punti. Ma a mezza spanna di distacco c'è cioè Esipenco, Caruana e Firugia, Tre agguerriti, con ben 3 altri punti in palio. La lotta sarà veramente senza esclusione di colpi. Ok, quindi. Godetevi ancora questo torneo, per questo video è tutto, speriamo ci sia ancora carne da mettere al fuoco per altre partite commentate, ci vediamo al prossimo video, a presto e ciao ciao!